Oh, la luce d'ore, se temibili congelatori di gavettoni. Che fai, salite scudate? Pistola. Ah, fai il bullo, bravo, bravo. Va bene, ragazzuoli, vi starete chiedendo per quale cazzutissimo motivo siamo qui e non al falò delle prigioni? Bene, c'è una storia lunga da raccontarvi. Molto, molto lunga, e qualcuno di voi, presumo, la sappia anche già. Quindi, sedetevi che ve la racconto. Allora, come sapete, là c'è, vedete la nebbia, ok? Allora, io mi sono fatto venire il dubbio alle prigioni perché era successa una cosa mai successa prima in un Soul, ossia di ritrovarmi a completare una zona, passare alla zona successiva, ossia da Ithilil alle prigioni, senza trovare nessun boss, mini boss, semi boss e te boss non ammazzate, niente di niente, era assolutamente implausibile. Non è nella filosofia dei Souls fare una zona senza nessuno da combattere, soprattutto una zona così vasta e intricata. In secondo luogo, sapevo esserci porte che non avevamo ancora aperto e via dicendo. Mi sono trovato preso dall'entusiasmo dell'aver trovato la via delle prigioni, anche se, come sapete, Matteo mi aveva già spifferato l'esserci altre vie senza avermele nominate, non sapevo nulla. Quindi sapevo esserci un'alternativa alla via delle prigioni, e qua mi trovo in teoria obbligato ad andare alle prigioni. Quindi ho deciso di tornare sui miei passi, ma prima di farlo, visto che comunque ero al lavoro e avevo tempo di farne un discorso, ho optato per parlare con il buon Filippo, che anche lui, gentilissimo, mi ha dato delle dritte senza minimamente spoilerare nulla, e io lo apprezzo sempre tantissimo questo, e mi ha fatto notare, giusto appunto, che sarei dovuto già passare dalla zona interessante. Ok, lasciamo andare via loro. Ho la tendenza quasi a voler parlare sottovoce per non farmi sgamare. Non mi ero accorto che c'eri tu e pensavo che non dovevamo vederci più. Voilà, ciapali e ciuccia. E il dicevo appunto del gentilissimo Filippo, che mi ha detto: no no, guarda, le prigioni falle tranquillamente dopo, che hai altro di cui occuparti ora. Non mi ha detto giustamente di cosa si tratti, ma ha detto: preparati solo ad orgasmare. Non so se si è riferito a quello che troveremo qui, però giustamente lo sapevamo. Ve l'avevo detto che da lì si scendeva, il cancello di lì era chiuso, che c'erano altre vie che dovevamo esplorare, e avendo trovato la shortcut, sapete, ero già, quando sono arrivato qui mi ero detto convinto che questa cosa dovesse per forza avere un senso. Il senso ce l'ha, nel senso che serve per sfuggire all'orda di stronzoli e poi raggiungere l'ascensore della shortcut. L'orda di stronzoli sono loro, eh. Logicamente sappiamo qual è stato il motivo causale della svista silveriana, ossia il fatto di essere salito da questo ascensore senza cagare di striscio quella scala. Non per pigrizia, ma proprio per il semplice fatto che avevo fretta di prendere questo ascensore, e una volta arrivato in cima ci siamo trovati in prossimità di qualcosa che mi interessava tantissimo e che aveva una sorta di priorità, ossia il tornare alla fatidica ascensore. Allora, io adesso so che poi dovrò correre di lì, ma adesso ancora non sono pronto a farlo, ve lo spiego fra un attimo, è quello che intendo. Ok, devo anche levare la torcia, mi sa. È una cazzarola, però. Smetti di sparare magia a cazzo. Ok. Uno andato. Attiriamo l'altro cagnetto. Devo togliere la torcia, assolutamente. Prima di subito. Perché mi crea disagio. Mi crea disagio e piaghe da decupido. Allora, io dovrei riuscire, tomo tomo cacchio, a salire. Poi il fermarsi a combattere lui probabilmente rischia di... No, non attira nulla. Perfetto, fantastico. Allora, sempre con cautela, perché ancora non so cosa ci attenda qui. Meraviglioso, meraviglioso. Anche se a tratti ricorda sempre più davvero a Norlondo questo posto, ma come detto e come ragionato con Filippo, giusto per chiamarlo di nuovo in causa, questo luogo sembra appunto la fusione di quello che abbiamo già passato e conosciuto.
Ah. Ok. Perfetto. Io lo so che questo è qui per ingolosirci e poi sarà una piaga totale. Allora, ombre. Il bello è che quando le vedi basse, questa mi sa di seduta, non mi sa di strisciante. E infatti, guarda te, se devo metterci quattro frecce per una befana, che sembra quattro bassotti per un danese, detto così. Ok. Tiratori di incantesimi, cacatori di minchia. Ok, possiamo farcela. Nello sbirulino, te l'ho tirata nello sbirulino la frecella, grazie. Bon. Ecco, già quando te ne levi uno dalle biglie, le solfe cambiano, pillole. Bellissima questa, bellissima trappola, ragazzi. Bellissima trappola. Congelato cosa vuol dire? Che siamo solo più lenti? Non perdiamo... Non perdiamo effettivamente, diciamo, energia o robe simili. Ok, mi interessava molto sapere questa cosa. Grazie. Ok. Provo del fastidio ad avere a che fare con voi perché siete tanti e non prettamente identificabili fino a che non vi ci si ritrova di fronte. È una bella trovata, mettere sti tizi. Bella davvero. Allora, di là si può scendere saltando e di qua si può scendere scalando. Ora, andando con la debita cautela. Ah, ok, perfetto. Quindi su questo terrazzo non v'è nulla a parte l'oggetto. Se avessimo fatto il salto per pigliare l'oggetto, probabilmente la risalita sarebbe stata una cosa per cui piangere lacrime amare. O piangere direttamente amarene, o amaretti, non lo so. O piangere morroidi, allora, va bene. Direi che avanzando con la dovuta cautela, prima di entrare logicamente dal boss, dovremmo andare a aprire la shortcut. Ho sentito un suono da simbolo di evocazione e sento passi. E c'è una finestra. Scemo, la finestra è il luogo da cui proveniamo. Ok, perfetto. Fantastico. Benissimo, vai così. Ah, peccato. Peccato, peccato. Miravo a fare il backstab urticante. Ma scusate, io ho sentito il rumore da simbolo di evocazione, ma il simbolo di evocazione non l'ho visto mica. Ed era comparso qui. Perlomeno l'avevo sentito comparire qui. Che cosa curiosa. Anche perché è per forza un NPC, perché io non sto giocando online, perché non posso farlo, quindi... Vabbè. Ah, qui sopra, ok, visto ora. Visto ora, la cosa ha senso. Botta di culo col fischio. Che bello. Ma non è nemmeno poi così pesante, eh. Non è poi nemmeno così pesante. Addirittura credo che sia più leggera di questa della Legione dei Non Morti. Sì, quel tanto che basta. Però ecco, meno resistente in generale. Però scusate, la voglio vedere indossata. Mi piace un frappo. Però adesso è meglio che la levo perché sto sentendo passi. Tenue ombra di Londor. Abbiamo già avuto a che fare con te, tipo. Attenzione. Gotthard la mano nera. Qua andiamo a mani e dita, eh.
Anri di Astorga. Urca! Abbiamo a che fare praticamente con un esercito. In poche parole c'è da sperare di morire qui, perché dubito che potremo evocarli tutti e tre. Andrà fatta una scelta. Andrà fatta una scelta. E una volta fatta la scelta... Vabbè, l'importante è aprire questa shortcut e non farcela mettere nel pupaiolo. Neve, volevo fare una scivolata. Vabbè, uffa. Cattiveria. Braccia, bene. Bene, 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 bene. Allora, qui è la parte superiore. Perfetto, così facendo, anche se si muore, non si deve più avere a che fare con quelli. Restano solo le due cosiddette streghe lì sopra, come cavolo si chiamano. Perfetto. Ottimo, non sappiamo con che boss abbiamo a che fare e credo che Henry sarà la nostra prima scelta. Però aspetta, aspetta. Dato che ci vuole un bel becco di pinsimonio a fare prima questa cosa. Figata! 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 Leggere, 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 leggere. Io felice come non mai. La piglierò nel puparuolo, eh. Allora, anello del primogenito del sole, erede della luce di Gwyn, il primo signore. Il primogenito del sole fu un dio della guerra prima di essere privato del proprio rango come punizione per la sua stupidità. Non deve stupire quindi che il suo nome sia scomparso dagli annali. Sappiamo essere sfuggito con una donna e via dicendo. E lo troviamo qui. L'altra volta lo trovavamo molto vicino a Gwyndolin del Sole Oscuro. Chissà cosa ci aspetta qui dietro. Non promette nulla di buono. Va bene. Allora, vediamo un attimo se varrà la pena di mutare qualcosa. Io direi potremmo togliere l'arco. Vediamo se possiamo, togliendo l'arco, permetterci un'armatura, appunto, un filo più. Sì. Bene. Direi questo catalizzatore, che è un pochino più forte. Ok. E a livello di anelli, qualcosa di meno generico. Forse questo, ammesso che la magia la possiamo usare, perché non lo so. E boh. Vabbè, non sapendo di preciso con chi abbiamo a che fare, non lo so, non lo so, vedremo, vedremo. Magari sarà anche il caso di cambiare l'arma poi. Evocando Harry ci precludiamo qualcuno. Lo scopriremo a breve, perché, ripeto, nella prova, quella che avevamo fatto a suo tempo, si potevano evocare anche quattro giocatori. Mentre invece non mi dà la gesture, quindi darei la precedenza a lui. E non scompare il segno? Vuoi farmi credere che anche adesso si può... Ah no, ok. Abbiamo un mago spadaccino. Hai la mia spada, bellissimo. Ok. Se dovessimo morire, e da un lato lo spero perché sennò ci precludiamo qualcosa, evocheremo quello. Andiamo a vedere cosa ci attende. Sullivan! Colui che mancava! Ecco, io ho tolto l'arco, mannaggia li pesci. Madonna, che bello! Attenzione. Salute! E io ho tolto la protezione al fuoco, ve lo ricordo. Benissimo. Ok, il discorso è chiaro. Abbastanza chiaro, ok. Chi se ne fotte degli incantesimi? Credo che sia più utile fare così.
Non è che gli facciamo sto gran di Dio. Lui ha sia fuoco che gelo. E ha una... non riesco a capire se ha una maschera o cosa. Peccato che il boss non sia backstabbabile. Sarebbe stato fighissimo. Quanto è veloce. Aia, non mi piace. Esatto, supponevo non sarebbe finita lì. Ma scusa, sei... eccolo! Stavo giusto dicendo, sarai mica parente di quel figlio di zoccola? Immune alla magia o non l'abbiamo beccato? Non l'avevamo beccato. Ok. Ah, si possono sconfiggere anche le sue ombrazze. Eh sì, però se ti levi dalle pigne, figlia mia. No. Ok. Ottima idea quella del Silver di mettere una protezione a fuoco. E che è stato come metterci il carico a coppe. È figo da morire, è già uno dei miei boss preferiti. Yeah. Andato? Really? Non abbiamo brutte sorprese in giro? Che figata! Che botta, che emozione. Ho la pelle d'oca, sto tremando tutto. Boia, che figata! Marianna Cane. Sono putrefatto. Allora, ok, per puro scrupolo vado a guardare anche i portoni, poi leggiamo con calma l'anima, poi ci affacciamo di là e poi... wow! Che bello! Allora, gli elementi fuoco e fulmine restano ancora quelli principali, palle non ce n'è. Quindi una buona difesa fuoco, un buon attacco fuoco, fulmine restano ancora le soluzioni migliori in tutto e per tutto. Cioè rimane una cosa ottimale da tenere molto presente per qualsiasi evoluzione. Cavoli, da un lato mi dispiace per la tizia che non abbiamo potuto evocare, quindi vabbè, ma ci sarà una nuova run per toglierci anche quella curiosità. Allora, anima di Sullivan, il gran sacerdote, un'anima corrotta infusa con la forza. Sullivan, il gran sacerdote di Irithyll, imprigionò gli dei della vecchia famiglia reale nella cattedrale abbandonata per darli in pasto al divoratore degli dei. La vecchia famiglia reale nella cattedrale abbandonata per darli in pasto al divoratore degli dei? Oh! Quindi Anorlondo era una prigione. Noi, quando abbiamo fatto scendere la notte ad Anorlondo... Porca Eva, che... meraviglia, 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 meraviglia. Ora ho capito molte, molte cose. La guardiana di Anorlondo era un soldato. Che posto desolato che sembra. Io ho paura a uscire, che piglio le busse. Titanite scintillante, scale a chiocciola. Due titaniti scintillanti? Va bene, prenderemo una sola per volta, presumo. Guarda quanto sembra Anorlondo questo posto.
la struttura è la stessa e al tempo stesso somiglia tantissimo, giustamente, anche alla i fiori. I fiori verso la luna, bellissima sta cosa. Stavo dicendo che questo luogo assomiglia tantissimo sia ad Anorlondo sia comunque alla come si chiama? Aiutatemi, la torre della fiamma di Eide, quella zona sprofondata. Non è casuale tutta questa somiglianza. Si può cadere. Curiosa come scelta di arredamento, il fatto che si possa cadere di sotto. Molto curiosa. Ma pensa che botta, ma... Beh, i cornicioni sono gli stessi, eh. I cornicioni sono gli stessi. Ithiril praticamente doveva essere o il luogo originale o comunque sia ne è nato. Qua comunque si vedono i primi cenni di primavera, fra virgolette, perché abbiamo neve, gelo e fiori insieme. Scusate se mi sono bloccato, ma vedere la torre dei gargoyle di fronte a una chiesa, cioè sembra quasi lì come ci si... ah ok, si fa il giro, sembra quasi, avete presente quando giganti morti e là si entra. Stavo dicendo, avete presente quando siamo appunto all'inizio di Anorlondo e troviamo appunto quella fantastica vista che dà su una città che poi non possiamo identificare in alcun modo, perché noi diamo per scontato che sia Anorlondo, però la parte bassa noi non la visitiamo, vediamo una sorta di borgo lontano. Sarebbe fighissimo concepire questa Anorlondo come una prigione degli dèi e come abbiamo appunto figurato parlandone un momento fa, e poi vederla come una città sopraelevata, perché gli dèi vanno imprigionati in alto, non in basso, per darli in pasto al divoratore di dèi. Mamma mia. Quindi fondamentalmente Sullivan e l'altro tizio sono coloro che hanno generato i Souls. Sono basito e confuso. È un bel ragionamento di base, è un bel ragionamento. Io adesso sono curioso di vedere cosa ci attende qui all'altare del vincolo per poi andare avanti, in modo da poter spendere le anime, investire in qualcosa, vedere se qualche oggetto in più ci viene elargito, se troviamo qualche NPC in posizione diversa o se possiamo... No, Sullivan ad esempio non lo possiamo ancora parcheggiare sul trono, perché in realtà il trono è del suo predecessore, del suo socio. E il suo socio era questo qui, Aldric, e la città delle profondità è imprigionato verso il basso, quindi sarà dopo le prigioni, presumo. Sì, perlomeno credo che sia malvagia, non lo so, mi sa che è solo confusa. Spadone profano. Spada cerimoniale brandita dal gran sacerdote Sullivan nella mano destra, rappresenta la fiamma profanata. Quando era un giovane stregone, Sullivan scoprì la capitale profanata e l'inestinguibile fiamma che giace nelle tundre oltre Irifil, e fu posseduto da un'ambizione bruciante. Fiamma profanata. Hai capito? E lui non ci elargisce un'altra magia. Ah no, questa. Spadone del giudizio. Spada cerimoniale brandita dal grande sacerdote Sullivan nella mano sinistra, rappresenta il giudizio della luna, ma la magia che la permea ricorda più da vicino la vera stregoneria. Il colore blu più scuro, persino della luna più tetra, riflette la vera natura dello stregone Sullivan. Hai capito? E questa in teoria la possiamo anche usare. Eh no, aspetta, volevo vederne le statistiche, scusa, ho sbagliato. Allora, Scaling D non ha necessità particolari, ha una buona media e una buona durabilità. Però è pesante, è pur sempre uno spadone.
E io se proprio devo scegliere, non vogliatemene, ma prenderei questo, anche se per ora è inutile stare ad investirci soldi. Mi intrippa questo, che direi che lo prendo anche, perché tanto non costa anime, l'anima di un demone. Mi preoccupa quando costa zero, perché vuol dire tentazione. Tentazione può voler dire spreco. E direi che... boh. Sono tentato anche da questo. Ah, most ill, fine kindle and all slate. Oh, I have, in fact. Niente, tu non elargisci parole nuove. Perfetto. Allora... welcome home, speak. Vediamo. Very well. Then top Haken. Ok. Mi ciccio le anime. E allora, abbiamo detto che avremmo portato fortuna a 15 e poi da lì saremmo andati tranquillamente dove volevamo. Più che altro per aumentare gli effetti del veleno, eh. Poi credo che investirò un pochino anche in ancora in punti di vigore o via dicendo. Vedremo. Mi lascerò guidare dagli eventi. Tu vendi qualcosa di nuovo? Perché ogni volta che sconfiggiamo qualcuno, lei amplia il proprio carnet di cose in vendita con cose meravigliose. No. Però abbiamo la cenere e quella coperta di pupù da darti. Ti doni forza, spero che questi oggetti siano di tuo gradimento. Vediamo un po' cosa ha aggiunto. Cosa hai aggiunto? Queste bacche? Escrementi con miccia. Oh, bella lì. Va bene, cacche esplosive. Va bene, Luchadores. Noi ci vediamo nel prossimo video e andremo a vedere cosa ci aspetta nella zona dopo l'arena di Sullivan. Alla prossima. Ciao, ciao!